Buongiorno e ben arrivate, carissime amiche. Eccoci qui a dare inizio a una nuova puntata di Cartocia. Oggi sono io, Rosa, alla vostra disposizione. Vi invito, carissime amiche, di telefonare perché le linee sono libere, quindi telefonate al numero in diretta 0773 49 35 26 per consulti gratis qui in diretta adesso. Quindi telefonate, telefonate, telefonate. Vi invito di nuovo, essendo che le linee per il momento attualmente sono libere, quindi potete telefonare qui in diretta, sempre al nostro numero 0773 49 35 26 per consulti gratis qui in diretta adesso. Per parlare con me, eccoci. Buongiorno, sono Rosa. Con chi? Buongiorno, benvenuta in linea, Anna. Sì, buongiorno, senta, io volevo sapere qualcosa su di me per sapere se in arrivo magari qualche nuova conoscenza, visto la storia precedente che è andata Una nuova conoscenza. Mi puoi dare i tuoi dati, Anna? Quanti là. anni hai? Allora, sono il Capricorno, e sì, Bene. Allora, novità in amore, giusto? sì, qualcosa in arrivo, In arrivo. Allora, mischio bene le carte per te, Anna. sì. Quando ti senti pronta, dammi lo stop. Destra, sinistra o centro? Destra. Allora. Le carte ti portano già dall'inizio, anche se noi abbiamo fatto la domanda verso il futuro, sulla prima linea le carte mi danno le difficoltà oppure quello che il passato ancora continua a portare nella tua quotidianità amorosa, nella tua vita. Carte simili come la carta dei deliranti, la carta del dottore oppure situazioni non del tutto chiare, che appartengono comunque sia al passato, visto che le carte ti danno, nonostante alle tue, tra parentesi, paure attuali, giustamente, la paura è di non trovare, di non realizzare un percorso amoroso come tu lo vorresti, le carte indicano, anche se in terza linea delle carte esce proprio il successo amoroso vicino a una nuova conoscenza, decidendo di staccare qualsiasi tipo di contatto con il tuo passato, anche se sarebbe un pochettino difficile. La carta ti dà che dovrà essere una nuova conoscenza, che dovrà portare davanti a te dei nuove emozioni, dei nuovi sentimenti, delle sensazioni forse fino adesso dimenticate oppure quasi quasi lasciate al passato. Quindi la voglia e il desiderio di ricominciare, sì, di ricominciare. Vedi, probabilmente vedi che, oppure nella tua mente, anche nelle tue paure, si vede che forse vedi le cose più lontane oppure più impossibile di quello che in realtà ci sarà. Infatti, la carta del Belvedere vede e percepisce il fatto che tu forse, vedi le cose più non realizzabili. Probabilmente basandosi su queste ferite che ancora, Sì, perché non ci credo più. ecco, non credi più, non credi più a una persona leale, perché una delle cose che per te, nutre un'importanza molto forte è la lealtà, quello che dovrà, giustamente venire dall'altra parte, perché da parte tua ci sta già. Questa è una delle cose più importanti, però basandosi sulla fedeltà, sulla lealtà che viene dimostrato proprio con la carta del successo amoroso, in questo caso verrà costruito in una maniera lenta, giustamente per creare fiducia ci vuole un pochettino il suo tempo, ma l'importante è che in questo percorso le carte mi portano, tu lascerai alle spalle le negatività, le energie negative che ancora portano, io dico proprio un po' di disagio nella tua quotidianità. Il futuro amoroso è totalmente diverso da tutto ciò che hai dovuto affrontare fino adesso, Anna. Quindi c'è questa nuova crescente in arrivo? Sì, c'è questa nuova conoscenza, le carte mi danno differente, Sì.
Ma giustamente dovrà essere un percorso, giustamente. Ah, cioè, nel senso, lo conosco lentamente. Sì, lentamente, perché tu di sicuro non vorresti correre. No, no. Ecco, e anche per creare un rapporto di fiducia ci vuole tempo. Non si crea in 2 settimane. No, 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 no. L'importante è che ci sarà un percorso lento, un passo alla volta, giustamente, per dare di nuovo sicurezza e stabilità alla tua vita amorosa. Quindi le carte ti invitano di non mollare, perché il cambiamento c'è. Va bene. Va bene. Grazie, grazie. Ti ringrazio tanto, ti auguro buona giornata. Anche a lei, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare perché le linee sono libere, quindi per ottenere per telefonare qui in diretta, visto che le linee sono libere, telefonate al numero 0773 49 35 26 per consulti gratis qui in diretta adesso. Buongiorno, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Sì, buongiorno, ciao, sono Brunella. Buongiorno, benvenuta in linea, Brunella. Grazie. Prego. Volevo fare una domanda. Sì. Le carte vedono di avvicinamento di una persona. Io ho 45 anni, della Vergine. Della Vergine. Lui si chiama Gabriele, 43 anni, pesci. Pesci. Questo distacco, Brunella, fra te e lui, da quanto tempo c'è? Da 15 di febbraio. Quindi da un po'. Ecco. C'era una frequentazione, una storia prima di tanto tempo? Sì, sì, sì. Allora, vediamo un po'. Da 15 di febbraio nessun messaggio, nessuna chiamata? Niente? No. Allora, se ci sarà l'avvicinamento oppure una comunicazione venuta da lui, questa sì, è la domanda. Un suo riavvicinarsi. Un suo, sì. Riavvicinarsi a me. Allora, visualizzami lui, visualizzami sì. Gabriele e dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra. Centro. Centro. Allora. Nonostante che le carte mettono in evidenza al centro la carta iniziale che sarebbe l'uomo orgoglioso, probabilmente che mantiene un pochettino anche per via del suo orgoglio, per via del suo egoismo, mantiene questa sorta di distacco e di distanza, in apparenza sembra indifferente a tutta la situazione, in apparenza, però in realtà le carte dimostrano proprio il contrario. C'è il pensiero suo verso di te, c'è la carta dell'ammalato in questo caso rappresentando l'abbattimento morale suo per tutto ciò che è successo, ha aspettato oppure fino ai certi limiti ha aspettato che qualche approccio iniziale veniva fatto da te, però giustamente forse anche nel passato hai fatto fin troppo. Ovviamente hai dato fin troppo, ti sei impegnata fin troppo a dare, a fare, a realizzare e forse lui su questa linea ha aspettato che succedeva la stessa versione. Visto che le carte mi danno, nonostante al suo essere tosto nel mantenere questo blocco, sono 2 carte comunicative in seguito che danno positività riguardo alle notizie venute da lui, intenzionate di ridare di nuovo spazio alla vostra frequentazione, alla vostra storia. Sia il messaggero che ti dà quel tipo di notifiche, quel tipo di comunicazioni che tu stai aspettando da lui, ma anche la carta che ti dà notizie inaspettate, approccio suo che viene in una maniera inaspettata, le carte ti portano che qui ci sarà un avvicinamento. Graduale però, perché dovranno essere chiarite tante cose che sono rimaste un pochettino nell'appeso, non chiarite del tutto. Il percorso, le carte mi portano, di avvicinamento è difficile, però le carte mi danno, viene raggiunto, visto che l'allegria porta la soddisfazione dopo che tutto succederà da tutte e 2 le parti. Okay. Va bene. Quindi è una cosa difficile, lenta. Ma meglio lenta
che comunque sia un avvicinamento per il momento e poi ritornare di nuovo nei vecchi sbagli, nei vecchi errori e nei vecchi passi. La carta della maturazione, la carta del pensiero, è una carta positiva per lui, rappresentando il fatto che lui sta valutando sia il tuo distacco attuale, ma anche la distanza che è stata creata fra voi due, sempre grazie ai suoi comportamenti e ai suoi modi di fare. Quindi un avvicinamento lento ma graduale. Ho capito, ti ringrazio. Ti ringrazio tanto, buona giornata. Grazie, buona giornata pure a te. Grazie, ciao. Allora, buona giornata Rosa, prendiamo velocemente la linea dalla regia per dire che ci sono tante persone che stanno rimanendo fuori dalle telefonate perché stanno arrivando veramente tantissime chiamate per la nostra Rosa. Allora, attenzione, perché potete fare una cosa molto semplice, fate lo stesso numero, soltanto che al termine, anziché mettere il 6, come scritto in sovrimpressione, mettete il 5, quindi 0773493525, e vi prenotate per parlare con Rosa in privato a partire dalle 10.30, perché Rosa sarà qui intorno dalle 10.30 fino alle 18.30 di questo pomeriggio. Potete chiamare, prenotarvi e sappiate che il primo consulto con i cartomanti europei è gratuito. Rosa, ricordiamo invece il numero della diretta, nel frattempo ti passo un'altra chiamata. Allora, per telefonare adesso, per approfittare, potete chiamare sempre al nostro numero 0773 49 35 26 per consulti gratis. Buongiorno, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Buongiorno, sono Maria Pia. Buongiorno, benvenuta in linea Maria Pia. Prego. Allora, devo sapere? Sì. Scusami se ci saranno delle comunicazioni? Perché devo mettere il rapporto, sì. Allora, mi puoi dare i vostri dati, Maria Pia, quanti anni hai e di che segno sei? Allora, io ho 42 della Vergine. Sì. Dall'altra parte? Io quasi 31 dello Scorpione. Questo distacco fra voi due è da tempo che è stato realizzato? Sono così 3 mesi. 3 mesi. 3 mesi di nessun contatto? No, un contatto ieri. Ieri? Venuto da lui? No, è scritto da me e risposto da lui. Risposto da lui. In questo percorso, Maria Pia, siete tutti e due liberi? Non ho capito, scusa. In questa storia, in questo percorso, siete tutti e due liberi? No, 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 no. Allora, vediamo un po' se ci sarà un avvicinamento, giusto? Sì, sì, sì. Da parte di lui. Sì. Visualizzami lui, il messaggio che, oppure la comunicazione che lui ha risposto al tuo input, che è stato ieri, giusto? Sì. E dammi lo stop quando vuoi. Destra, sinistra o centro? Destra. Allora, nonostante che le carte mi portano questo brutto periodo che il vostro percorso, la vostra storia attualmente sta affrontando, le carte parlano di un cambiamento che viene dimostrato proprio con la carta della sorpresa. È come se lui sta vivendo un brutto periodo, la carta mi dà il prigioniero per lui, come se da una parte vorrebbe sbloccare l'intera situazione, ma ci sono dei momenti che lui non riesce, oppure riesce a fare un primissimo passo e poi non riesce a mantenere una linea buona, una linea costante. Le carte indicano che a quanto pare dovrà essere un chiarimento, perché lui davanti a questo chiarimento si è allontanato? Sì, sì. Perché le carte mi danno questo chiarimento mancante, sì, che... Non l'ho detto di dipendente che bianco, ma si è dovuto allontanarsi e possibile di spiegare il motivo. Ecco.
Infatti le carte mi danno l'artista, il matto e anche la carta del bambino, l'uomo che realmente vuole, desidera ridare spazio al vostro rapporto, probabilmente ha delle difficoltà con la sua quotidianità, che sia a casa, che sia famiglia, che sia situazioni lavorative oppure finanziarie, che attualmente, oppure sarebbe anche un insieme di tutto ciò, che attualmente sta pesando parecchio addosso a lui, le carte ti dicono che a quanto pare in una maniera molto chiara lui questo chiarimento, questo capovolgimento della situazione con te lo vuole realizzare, perché le carte mi portano, vuole ridare di nuovo spazio a quello che c'era prima. Per quanto tempo prima di questo distacco che è stato realizzato fra voi due, per quanto tempo è andata avanti la storia? Allora, due anni e mezzo, sono condotto il 29 di gennaio, il 30 di gennaio, il 30 di gennaio. Sì, quindi vivendo anche dei momenti dell'altalenanza, giusto? Sì, sì, sì. Però le carte ti dicono che il chiarimento porterà delle prospettive buone, le carte mi danno il chiarimento vicino alla speranza, quindi almeno parzialmente, almeno una parte delle cose che dovete chiarire, perché la lista delle cose da chiarire è un pochettino troppo, giusto? È un accumulo di tutto ciò, ma almeno le cose di base, quelle cose veramente importanti sia per te anche per lui, porteranno a un avvicinamento, anche se non viene realizzato in una maniera intensa nel primissimo inizio, in una maniera leggera che le carte ti dicono, però è un miglioramento graduale che porterà ovviamente a un, io dico, riniziare di nuovo, a ridare di nuovo spazio alla vostra storia, al vostro percorso. Sì, lui con la carta della sorpresa in questo caso rappresenta il passo che lui farà, quel passo che forse conoscendo lui tu dici ma non lo fa, oppure se non l'ha fatto fino adesso perché dovrà farlo in seguito, però le carte ti danno, lui durante questo periodo, nonostante che forse non lo mette in evidenza oppure lo dimostra in un minimo, lui sta vivendo questo periodo, io dico in totale periodo difficile, però prendiamo in considerazione che anche gli manchi. Non so se lui te lo dice almeno in quel poco, in quel tanto, mette in evidenza la mancanza tua, il fatto che vuole rivederti, oppure pure lì è un pochettino bloccato. Però le carte ti danno che c'è il cambiamento, quindi le carte ti invitano a non arrendersi, visto che il cambiamento della posizione da parte sua ci sarà, dovrà essere per forza questo chiarimento per andare oltre, e le carte sulla stesura, nonostante che vanno a vedere le difficoltà attuali, le prospettive verso un futuro sono buone, la speranza porta a un cambiamento, basandosi sulle emozioni e sui sentimenti. Va bene? Va bene, quindi dovrò avere un po' di pazienza. Sì, ti ringrazio tanto, ti auguro in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie. Grazie, buona giornata. Grazie. No. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare perché le linee sono libere, quindi telefonate in diretta al numero 0773 49 35 26 per consulti gratis qui in diretta. Buongiorno, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Ciao, sono Este. Buongiorno, scusami, non ho sentito, non ho capito. Sono Este. Benvenuta, Este. Prego. Ciao. Allora, io ho 32 anni, chiedermi. Sì. Lui M36 questione. Benissimo. Dimmi tutto. Vediamolo un po', io sono troppo nervosa, non riesco a fidarmi. Mm-hmm. Sì, sì. Vediamo un po' lui. Vediamo. Come mai questa. Allora, visualizzami lui M. Sì. E dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra, centro. Centro. Allora,
Allora, già dall'inizio le carte mi portano un periodo, oppure un periodaccio, diciamo, meglio per lui e in seguito per te. Le carte mi danno, purtroppo nella situazione familiare oppure nel vostro rapporto ci sono dei ostacoli creati purtroppo da lui, volendo o non volendo, perché lui evita il dialogo oppure il chiarimento. E le cose si sono accumulate e lui fino adesso purtroppo non ha potuto venirti incontro, chiarire, io dico le cose in precedenza, ma anche chiarire quelle che realmente dovranno essere portate avanti. Tu mi esci con la carta della malinconia, come se oramai ti sei quasi quasi rassegnata, quindi una volta, due, dieci, giustamente tu dici basta, non ce la faccio più a ridare di nuovo spazio a questa relazione. Però dobbiamo dire che, in un modo molto chiaro, lui mi esce intenzionato, nonostante che fino adesso i suoi tentativi sono andati proprio a vuoto, non ha potuto, nonostante che ha voluto rimediare il vostro rapporto, le carte mi danno che pure lui è stanco e deluso da se stesso e da tutto ciò, da questo contenuto grigio che lui sta mettendo nel vostro rapporto. Le carte dicono che ci sarà almeno un iniziale miglioramento, ma lui mi esce un pochettino anche in questo disordine tra lavoro, tra soldi, tra situazioni che sembra che c'è la buona volontà di gestirli, però quando si affrontano le difficoltà lui scappa, oppure lascia tutto lì in attesa che succederebbe un miracolo, invece purtroppo i miracoli per il momento non succedono. Le carte ti danno che dovrà essere un superare certi ostacoli, non dicono le carte che tutto si rimedia nell'arco ovviamente di un percorso. Sì, però deve essere sempre io quella che deve tutto mettere. Sì, infatti. Devo dire questo, però tanto io capito ogni tanto. È là che mi meraviglia. Infatti no, perché se la scelta la distanza la che dico no, sì, io ti dico che sono con questa carta della malinconia che quasi quasi rappresenta un rassegnarsi dalla parte tua, e le carte ti danno se ti rassegni tu purtroppo tutto andrà male. Però giustamente non potrà essere caricato addosso a te tutto il peso di questa storia e tutti i miglioramenti giustamente non potranno essere fatti soltanto da te, perché qui c'è il bisogno di una collaborazione ma anche di una condivisione delle responsabilità. Lui lo sa questo giustamente, però le carte mi danno, sembra che in una maniera continuativa si è approfittato del fatto che tu hai dato sempre il massimo, che tu hai dato sempre il mondo, e adesso che non lo dai sembra che a lui non gli sta bene. Però le carte ti danno che ci sarà un miglioramento graduale, ma nello stesso tempo è come se tu hai già parlato e stai parlando anche con il tuo silenzio, dicendo che oramai stai alzando le mani pure tu. E nell'arrivare al punto di alzare tu le mani vuol dire che la situazione potrà finire male. Quindi il tuo distacco, lui forse prima non lo vedeva, non lo voleva vederlo, adesso è costretto a vederlo, e le carte mi portano almeno su certe cose ci sarà un miglioramento. Riguardo alle altre situazioni, alle altre cose, sappiamo che non è così facile cambiare le cose, però un miglioramento almeno sulle cose importanti che per te sono vitali. Sì. Va bene? Va bene. Ti ringrazio tanto, un bacione forte, ti auguro buona giornata. Grazie. Ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare perché le linee sono libere, quindi telefonate in diretta al numero 0773 49 35 26
per consulti gratis qui in diretta adesso. Quindi, ricorda anche che tra un po' sei nel tuo studio e c'è il numero. Sì, per parlare con me in privato potete chiamare al numero 0773 49 35 25 per ottenere il primo consulto gratis. Quindi telefonate. Buongiorno, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Salve, buongiorno, sono Ida. Buongiorno, benvenuta in linea. Grazie, come va, tutto bene? Bene, bene, ti ringrazio. E tu? Tutto bene, sì. Sono contenta. Dimmi tutto. Allora, io volevo sapere, diciamo, un po' sul ragazzo che sto presentando da circa un mese. Lui si chiama Arnaldo, è nato il 12 di maggio dell'84. Sì. Invece i tuoi dati sono? Io sono 24/10/82. Benissimo. Grazie. Mi hai detto la frequentazione che è portata avanti da un mese passa? Sì, da poco, diciamo, da poco. Volevo sapere se, insomma, come andrà. Come andrà? Allora, mischio bene le carte, visualizzami lui e dammi lo stop. Sì. Destra, sinistra, centro. Sinistra. Sinistra. Allora, le carte mi portano già dall'inizio una necessità, a quanto pare, da tutte e due di cambiare il passato. È come se sia tu, anche lui, state, oppure avete iniziato questo nuovo percorso lasciando alle spalle un passato abbastanza buio, diciamolo così. Tutti e due sofferenti, intenzionati a vivere il momento, a vivere la gioia, a vivere la storia. Le carte ti danno che comunque sia in questo percorso, io lo vedo in un percorso leggero, visto che la carta mi dà emozioni, condivisioni di queste emozioni, però senza, per il momento non mi esce un impegno verso un futuro prossimo. Visto che le carte mi danno, viene vissuta, io dico proprio l'amore, viene vissuta una serie di emozioni forti, momentaneamente. State bene uno con l'altro, giusto? Sì, sì, è vero, siamo tranquilli. Tranquilli, sereni, senza pensare chissà quale situazione verso il futuro. Le carte portano che ci sarà, se andate su questa linea, le carte mi portano, ci sarà un continuare a vivere in quel poco, in quel tanto di leggerezza, la storia attuale. Le carte ti portano, lui di sicuro momentaneamente non mi esce, io dico disponibile oppure predisposto a costruire una storia durativa nel tempo, giustamente perché o ha chiuso male questa situazione del passato o è rimasto ferito dal passato, giustamente come anche te. Quindi le carte ti portano, è un rapporto vissuto nei migliori dei modi, in leggerezza, che viene portato avanti, le carte mi danno, in una maniera molto molto soft, però piacevole da tutte e due le parti. Sì, è vero, perché lì diciamo si è lasciato, ma forse ancora un po' legato, è la stessa cosa pure io. Ecco, giustamente sì. Dovete un pochettino rimediare, ricucire le ferite del passato, giustamente. Però le carte mi portano, se c'è giustamente l'angelo dell'amore per una storia vissuta da un mese passa, vuol dire che queste emozioni sono sinceri da tutte e due le parti, in questo caso da lui, vissuti bene per quello che dovrà essere vissuto, un percorso leggero, ma giustamente con le buone intenzioni di andare avanti. Poi giustamente, giustamente tesoro, è da vedere poi riguardo al futuro, perché giustamente le cose strada facendo potrà essere che cambiano. Però sì, per io mi sono a buone intenzioni, ecco, bene, però per vedere. Ecco, giustamente, giustamente, le carte vi invitano tutti e due a viverlo nella stessa modalità che lo state vivendo adesso, portando per il momento a disparte qualsiasi tipo di tensione oppure di problematica che il percorso di coppia potrà
portare per dare ossigeno, per vivere meglio la storia, ma anche per valutarlo, perché ci vuole tempo ovviamente per valutare il percorso. In un mese e passa difficilmente le carte rispondono in 100%, giustamente. Tu lo devi conoscerlo meglio e lui ti deve conoscere meglio te. Però sì, le carte sono buone, vissute in questo periodo, in questo modo. Meno male, se no è un ragazzo di solo abbastanza serio. Lo conosco da un po' di mesi, però sto mettendo da poco, quindi sto sentendo. Mi sembra un ragazzo serio. Poi, infatti, infatti, è per questo le carte ti invitano ad andare avanti su questa linea in una maniera lenta, senza pesare troppo. Vivere, vivere la storia. Poi il futuro ovviamente si vedrà una volta che viene vissuta in una maniera ancora più intensa la storia. Certo. Va bene? Va bene, grazie. Laura. Ti ringrazio tanto, ti auguro buona giornata. Buona giornata per te. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Eccoci qui. Allora, per parlare con me in privato potete chiamare al nostro numero 0773 49 35 25 per ottenere il primo consulto gratis. Quindi per parlare con me in privato potete chiamare. Buongiorno, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Sì, sì, ciao Rosa, sono Marina. Senti, ascolta, io volevo farci una domanda su una persona che con cui diciamo ho iniziato solo in ottobre, tre mesi abbastanza buoni, però adesso per tre mesi che ci sono, c'è un blocco praticamente. Sì. E volevo sapere un attimo se questa situazione si sbloccherà oppure, ecco, perché comunque si è allontanata questa persona, quindi volevo capire un attimino se appunto se c'è un ripensamento o meno. Ah. Anche perché non è che mi ha dato una grande spiegazione, diciamo. Cioè, ho detto qualcosa, però diciamo che non corrispondono. Se mi dice insomma, che voleva fare delle cose, però non le fa. Ecco, mi pare di capire tanti ripensamenti. Ecco, allora, mi puoi dare i vostri dati? Sì, lui è del segno del pesce, a 32 anni si chiama Carlo. Sì. Invece i tuoi dati sono? Io sono una gemella, 46, 46 anni, sì. Benissimo. Allora, l'ultimo contatto fra te e Carlo era? Il giorno di noi di Pasqua sono per gli auguri, ma tramite lei, perché praticamente mi ha bloccato sul WhatsApp. Bene. Mi ha bloccato per due mesi, poi mi ha, per una risposta per un motivo di lavoro, mi ha contattato, mi ha sbloccato, e poi dopo una settimana, solo perché mi ha mandato due o tre messaggi di alcune cose di cui avevamo parlato, poi mi ha bloccato di nuovo. Di nuovo. Però non era così, no. Lui mi aveva detto, vabbè, stai vedendo un litigio che doveva un po' spogliere, l'ho lasciato spogliere, a febbraio però comunque lui doveva stare insieme. E poi niente, invece le cose un po' si sono, mi pare che si siano raffreddate. Che mi è sembrato di capire che volevano anche di nuovo, cioè pensarci, farsela passare, non lo so. Allora, visualizzami lui, visualizzami Carlo e dammi lo stop. Sì, stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Allora. Le carte ti portano già dall'inizio l'uomo indeciso, oppure l'uomo che agisce in questa altalenanza attuale, quindi nemmeno lui non sa se sarebbe pronto di riattivare di nuovo ovviamente il percorso oppure quello che c'era prima tra voi due. Quindi la carta mi dà la indecisione sua vicino alla carta della riunione. A dirti che questa sua altalenanza e questa sua indecisione continuerà anche per tanto tempo, questo probabilmente di no, perché lui ha perso oppure approfittato ovviamente di questo tempo, tra parentesi, appartenendo in questo gioco, bloccarti, sbloccarti, senza affrontare il vero motivo di questi comportamenti suoi. Le carte mi portano... Sì, infatti le carte mi danno, non per caso, che una persona nel suo passato continua a essere parzialmente presente nella sua vita. Mi esce la carta della nemica, non so se questa nemica sarebbe una
una ex oppure una situazione che appartiene al passato, però in un modo o in un altro porta squilibrio, volendo o non volendo lui. L'importante è che le carte ti danno che questa situazione, a questa situazione attuale, piatta, senza sapere il perché di tutto ciò, oppure senza avere una chiarezza riguardo al perché di questo distacco che ti blocca, che ti sblocca, senza darti spiegazioni, le carte mi portano che ci sarà questo cambiamento. Però dovrà essere anche, le carte mi portano, un incontro fra voi due. Non so l'ultimo incontro quando lo è stato. No, beh, a fine gennaio, che ci siamo proprio vicini, da vicino. Poi l'ultimo castello è stato il 20 febbraio, ecco. Infatti le carte mi danno comunicazioni importanti, inaspettate, notifiche, notizia in arrivo, inaspettata dalla parte tua, ma nello stesso tempo le carte ti portano che dovranno essere sorpassati certi ostacoli che non sono del tutto facili. Io lo vedo che lui c'è con la carta del domestico, è come se lui appartenesse ancora oggi a una situazione che lo trascina del passato. Però l'importante è che ci sarà un avvicinamento oppure un'apertura iniziale fra te e lui, venuto da queste notifiche e notizie che tu non aspetti più, per catapultarsi poi, ovviamente con la buona volontà di tutti e due, di andare a chiarire e di andare a migliorare il vostro rapporto. Le difficoltà ci sono perché lui sta vivendo in questo periodo altalenante e troppo confusionale per lui, e per questo. Però lui è una compagna che viene a fine settimana, che lei vorrebbe un'unione, però lui non vuole. Però lui mi ha detto che non la amava, che insomma se la tiene così per comodo. Ma... diciamo la verità, è per questo che forse anche le sue difficoltà forse non vengono dimostrate tutte, però la problematica, tra parentesi, è dentro di lui. Ecco, è dentro di lui. Lui uscirà inizialmente da questo guscio per avvicinarsi a te, per contattarti e per mettersi in contatto. Quindi poi farà un primo passo, allora? Farà un primo passo. Ho scritto una lettera per aprire con dei piccoli messaggi, perché lui mi ha detto, no, vabbè, non c'è bisogno che ti blocco da WhatsApp. Dice, se vuoi scrivimi. Cioè, hai capito com'è? Sì. Come se avesse paura. Dice, ho fatto, no? Scrivermi le lettere, sì. Sì, però nel frattempo, tesoro, il tempo alla disposizione è finita. Riguardo alla stesura che rimane ancora tanto da vedere, quando vorresti potresti chiamare sempre in privato sul numero 0773 49 35 25 per ottenere il primo consulto gratis. Sì. Va bene. Ringrazio. Ma avrò una notizia da lui, insomma. Sì, comunicazioni inaspettate, sì, per proseguire poi più in avanti. Va bene? Ho capito, va bene. Io oggi ti trovo pomeriggio. Sì, dalle 10 e mezzo fino alle 18 e mezzo. Ok, d'accordo. Va bene. Va bene, Rosa, grazie. Allora, ringrazio tanto. Una buona novità allora. Quando okay. Vuoi. Ti ringrazio. Buona grazie, giornata. Grazie. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare perché le linee sono libere. Buongiorno, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Buongiorno, sono Emanuela. Buongiorno, benvenuta in linea. Grazie. Prego, dimmi tutto. Allora, io mi trovo in una situazione un po' delicata, cioè mi sono sposata e ritornato il mio ex fidanzato, però come l'ho sentito ci siamo rimessi insieme. Vorrei sapere... Sì? Pronto, mi senti? Pronto, Emanuela? Emanuela, mi senti? Non ti sento più. Chiama al centralino di linea, potrebbe... Pronto? Eccoci! Pronto? Allora chiudiamo. Chiudiamo per il momento, per fare in modo che la linea rimane libera, perché non si sentiva più.
Allora, chiamate, telefonate, carissime amiche, perché sì, le linee attualmente sono libere. Eccoci. Infatti, vi invito di telefonare. Ecco. Buongiorno, sono Rosa. Mi sono sempre io, la ragazza di prima. Benvenuta, ribenvenuta, perché non ti sentivo più, è caduta la linea, quanto pare. Sì, è caduta la linea. Allora, mi stavi dicendo, tesoro, che c'è questa situazione un pochettino fragile e ingarbugliata. Sì. Vorrei sapere come andrà a finire, se rimarrò con mio marito, se non andrò con lui o con l'altro. Allora, mi puoi dare i vostri dati? Allora, la data? Quanti anni hai e di che segno sei? Tutto qui. Allora, io ho 38 anni e sono della Vergine. Sì. Lui, il tuo marito? Mio marito ha 42 anni e del segno le pesci. Sì. E il tuo ex che si è rifatto vivo? Leone, 41 anni. 41 anni. Allora, vediamo un po' il tuo percorso amoroso messo in questa situazione un pochettino difficile. Allora, visualizzami sia da una parte tuo marito, sia da un'altra parte il tuo ex che si è rifatto vivo, giusto? Appena ha percepito che tu ti sei sposata? Oppure sì, anche sì, prima? Sì. No, mi faceva contattare dalla madre prima. Ah, ecco. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' il tuo percorso amoroso. Mischio bene le carte per te. Quando ti senti pronta, dammi lo stop. Va bene. Stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Centro. Allora. Le carte ti portano già dall'inizio il fatto che mettendosi in mezzo di questo triangolo di sicuro non è né facile andare avanti né facile proseguire anche su questo momento. Le carte ti portano che a quanto pare il tuo percorso amoroso dovrà essere un pochettino turbato in questo percorso attuale, quindi momentaneamente con tutte le difficoltà che ci sono in mezzo, le carte mi portano, non saresti pronta a fare delle scelte. Quindi sì, a dirti che oggi, oppure in questa settimana, oppure in questo mese che viene, tu saresti predisposta a fare una scelta consapevole verso uno oppure verso l'altro, momentaneamente le scelte non è possibile che siano fatte, perché purtroppo ci sono tantissime, io dico, serie di emozioni e di condivisioni di queste emozioni in mezzo. Le carte mi danno per un periodo andrà avanti così, per un periodo, finché tu forse inizierai a stancarsi da prendere, ottenere tante responsabilità, tanta ansia addosso, perché non è facile, giustamente. E le carte mi danno in un percorso verso il futuro tuo amoroso, le carte mi danno, arriverai al punto di fare la scelta. Una scelta che non viene fatta adesso, però più in là dovrà essere fatta. Quindi con tanto malincuore, ovviamente con tanto dispiacere, arriverà il momento che sarà uno il prescelto dalla parte tua. Sarà un vincitore o un perdente, purtroppo. Non si vede chi è? E purtroppo su questa linea, tesoro, essendo che sono due uomini che hanno più o meno una età, io dico più o meno vicina uno all'altro, sono tutti e due momentaneamente, io dico, impegnati a condividere le emozioni con te. E giustamente anche per il fatto che le carte non possono decidere, non possono prendere decisioni di vita importante come sarebbe la scelta di un marito oppure di un ex, purtroppo le carte non hanno la capacità di fare la scelta, perché la scelta è la tua privata, perché saresti tu a vivere tutte e due le situazioni. Per il momento le carte ti invitano giustamente di valutare tutte queste due situazioni, di valutare sia una anche l'altra per fare la scelta migliore per te stessa. Va bene, va bene.
Va bene. Ti ringrazio tanto, ti auguro in bocca al lupo per tutto e tante belle cose. Grazie. Grazie, buona giornata. Ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare perché le linee sono libere. Quindi, ecco. Buongiorno, sono Rosa. Con chi è il piacere di parlare? Ciao, sono Giuseppa, piacere mio. Piacere tutto mio. Benvenuta in linea, Giuseppa. Grazie, ben trovata. Prego, dimmi tutto. Allora, siccome io ho una storia quasi da 3 anni con Mario, sì. Volevo sapere, perché in questo periodo lo vedo un poco più aperto, se si decide a dirmi qualcosa in più. Perché lui in questi 5 anni e mezzo non mi ha dimostrato niente. Non ha dimostrato niente, quindi è arrivato, meno male, il tempo che lui ha iniziato a dire qualcosa in più, giusto? Lui dice che è sempre un amico speciale, però non più di tanto. Siccome in questo periodo è molto più aperto, volevo sapere qualcosa. Ecco. Mi puoi dare i vostri dati, Giuseppa, quanti anni hai e di che segno sei? Allora, io ho 55 anni, sono dei pesci, lui ne ha 58 ed è un acquario. Un acquario. Allora, visualizzami lui, Mario, giusto? Sì. Visualizzami lui, l'ultimo incontro realizzato fra voi due? Un mese fa. Un mese fa. Un mese e mezzo. Benissimo. E dammi lo stop. Ok, stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Centro. Allora, lui avrebbe già alle spalle una storia importante? Lui era sposato. Era sposato. E ha chiuso questo matrimonio? Separato da 5 anni e mezzo, 3 anni, quindi lui non è che mi parla della sua vita. Perché le carte mi danno un percorso di vita, tra parentesi, familiare oppure matrimoniale, sua abbastanza difficile. E le carte mi portano in un andare avanti che lui verso di te, a parte che le carte mi danno, nonostante che li vive, li ha vissute sempre queste emozioni, lasciamo perdere il fatto che lui ti dice oppure ti mette in evidenza che saresti un'amica speciale per lui. Sì. Le carte ti danno la carta dei innamorati, la carta della coppia e il cupido bendato, quindi già le cose sono chiare. Semplicemente le carte mi danno, essendo che è un uomo che parla poco riguardo sì. le emozioni, che non sì. si esprime, che trattiene tutto dentro di sé. Sì. Sembra che in un modo oppure in un altro oramai non ce la fa più a trattenersi, giustamente accumulando troppa energia positiva dentro di lui. Le carte mi danno che vedrai e andrai a percepire dei approcci, dei avvicinamenti fatti da lui un passo alla volta. Non dicono le carte che cambia tutto da oggi a domani, che domani ti scriverà un romanzo d'amore lui, però... Le carte mi danno almeno mantenere questo ritmo, essere in una maniera continuativa vicino a te, perché si sa, a noi donne bastano 2 parole dette con il cuore e l'uomo avrà già detto tutto, noi intendiamo tutto. Quindi le carte ti danno che un proseguire in questa apertura minima, graduale da parte di Mario c'è. Perché le carte ribadiscono, quest'uomo vive dei sentimenti forti verso di te. Li ha trattenuti per tanto tempo, adesso giustamente questi fiori hanno bisogno di fiorire. Lo spero, dopo tutto questo tempo. Sì, ma giustamente guarda un po', mai dire mai nella vita. Vedi, dopo tanto tempo, che lui quasi quasi ha negato, tra parentesi è stato lui lo stesso, a indicare, a mettere in evidenza queste emozioni che sono stati sempre lì dentro di lui. Non è che sono usciti fuori ieri, sono stati tutti accumulati, però le carte mi portano, sembra che lui o per la vita sua familiare o per il suo percorso, probabilmente in questo periodo sarebbe anche un pochettino più tranquillo da quell'altra parte, più rilassato, io dico anche meno preoccupato. E per di più le carte mi danno, sei tu quella che riesci, un pochettino con fatica, però riesci a tirare fuori il meglio di lui. Ho capito.
perché oramai lo conosci meglio delle tue tasche, giusto? Ecco, le carte portano in una prospettiva verso un costruire, passo dopo passo, un gradino alla volta. L'importante è che questa porticina aperta non si richiude di nuovo, rimane aperta e man mano si aprirà ancora di più. Va bene? Spero. Faremo un incontro tra noi a breve. Ma da quello che portano le carte, doveva essere già un incontro che fosse saltato? Lui mi ha detto che deve venire, però che poi si manda. Va bene, suoi non lo so, però mi ha detto che a giorni ci dovremmo vedere. Infatti le carte mi danno, anche se non esce una garanzia mille su mille, ma almeno un dialogo a quattro occhi, un vedersi fra voi due dovrà essere come carta finale. Ho capito. Va bene? Va bene, grazie. Ti ringrazio mille. Tanto, ti auguro tante belle cose. Grazie, buona giornata, grazie. Grazie. Ciao. 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 Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare perché le linee... Buongiorno, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Buongiorno, Rosa, sono Rachino. Buongiorno, benvenuta in linea. Ciao. Prego. Io sono del Sacro, ho 34 anni. Sì. Vorrei sapere se a maggio ci potrà essere l'opportunità di un incontro. Potresti rimanere ferma perché c'è un po' di confusione con la linea del dimmi. Ripetere tutto da capo. Vorrei capire. No, niente, non si sente. Tesoro, non ti sento. C'è un attimo, adesso ti sento bene. Ora mi senti? Adesso sì, prego. Ok, allora, volevo sapere se con René, lui è del Sagittario e ha 35 anni, sì. Se ci potrà essere la possibilità di rivederlo il prossimo mese, a maggio. Al maggio, se ci sarà un incontro, giusto? Sì, sì. Invece i tuoi dati sono? Io sono Rachele, 34 anni, del Cancro. Benissimo. L'ultimo incontro fra voi due quanto tempo fa lo è stato? È a gennaio. A gennaio. Però, sì. Allora vediamo un po' se in questo mese di maggio ci sarà un incontro fra voi due, giusto? Sì. Allora visualizzami lui, l'ultimo messaggio, l'ultima chiamata realizzata fra voi due e dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra o centro? Destra. Allora, le carte ti portano già dall'inizio che ci sono state delle situazioni che lui in realtà ha voluto essere partecipe, ha voluto realizzare dei incontri, ma per un motivo oppure per un altro sembra che questi incontri non sono stati realizzati. Le carte mi danno la fiducia vicino alla sorpresa, in questo caso rappresenta un percorso, un avvicinamento, la realizzazione di un incontro, nonostante che forse tu aspetti poco o niente, oppure aspetti che la situazione, le giornate continuano così, io dico in quel poco, in quel tanto. Le carte mi danno, forse lui tante volte avrebbe evitato pure una necessità di chiarire tante cose con te. Sì. Perché le carte mi danno, le occasioni c'erano, lui li poteva utilizzare, però qual era il contenuto del dialogo? Dovevano essere fatti dei chiarimenti, dai quali lui sembra che ha sfuggito. Sì, però, la sorpresa porta sia a un ridare di nuovo forza, spazio a quello che dovrà essere, io dico, rimesso sul tavolo fra voi due, perché dovranno essere messe sul tavolo tutte le carte della vostra storia, nonostante che lui esce con la carta del bambino, quindi come se lui avesse delle paure di prendere delle responsabilità riguardo al passato oppure al presente, dovrà essere anche un chiarimento oppure un iniziale chiarimento, perché tu lo conosci bene, non è uno che
inizia oggi a chiarire tutte le cose finché non rimane niente da chiarire. No, lui già è tanto che chiarisce almeno quelle due cose importanti che dovranno portare avanti un miglioramento, un'apertura del dialogo, perché il fatto sta che purtroppo la mancanza anche del dialogo, lui evita il dialogo, lui, perché evita le sue responsabilità. L'importante è che questo incontro, che dovrà essere, io dico, poi condiviso anche in una intimità, questo incontro viene realizzato e concretizzato entro questo mese di maggio. Poi giustamente le carte non ti dicono il tempo preciso, se sarebbe nella prima metà o nella seconda metà, però la carta ti dà l'incontro inaspettato, che esce sia con la carta della sorpresa, sia con un ricostruire, ridare di nuovo la base per la fiducia, ma anche il chiarimento che ti dà di nuovo, ovviamente, il numero minimo. Sono due carte che danno il numero minimo e il numero uno. In questo caso sarebbe l'arco di un mesetto. Giustamente il mese di aprile è già finito quasi. Quindi le carte ti invitano a munirsi di coraggio, perché questi chiarimenti, il punto dolente ovviamente dovrà essere chiarito. Le carte mi danno l'uomo che farà di tutto e di più per dimostrare la sua maturazione, c'è la carta del Gran Signore che apre la stesura, quindi non vuole più rifare di nuovo gli stessi errori di una volta, non vuole più ricadere di nuovo in questo vuoto, vuoto comunicativo, vuoto di incontri, vuoto di chiarimenti. Le carte mi portano che cercherà, farà di tutto e di più, di dare, io dico, il miglior, la miglior disponibilità sua fino adesso nel rimediare oppure nel chiarire quelle cose importanti che dovranno essere chiarite proprio due. Va bene. Va bene? Sì, grazie mille. Ti ringrazio tanto, ti auguro un bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao. Grazie, ciao, buona giornata. Grazie, ciao. Eccoci qui, carissime amiche, la trasmissione finisce qui, le dirette con le vostre telefonate tornano giovedì con Sara alle 17. Ricordo che adesso vado nel mio studio, quindi mi potete chiamare al numero 0773 49 35 25. Vi aspetto. Un bacio forte, alla prossima!